Guarda, il commento, dire che sono arrabbiato e deluso di questa partita è poco, nel senso che Scafati ha vinto con pieno merito, ma non possiamo, e lo abbiamo fatto purtroppo, ripetere l'errore fatto con Reggio Emilia una settimana fa. Avevamo lavorato in settimana in maniera molto dura, prendere 51 punti nei primi due quarti è inaccettabile. È inaccettabile e sarà ovviamente motivo di riflessione, di ulteriore lavoro, perché è chiaro che non si può venire in questi campi a giocare contro una signora squadra fatta di individualità importanti e avere questo tipo di approccio. Siamo stati molto bravi, secondo me, nel terzo quarto a riprenderla, ma non possiamo permetterci di perdere l'umiltà che ci ha portato ad avere 18 punti. E quando siamo poco umili, stiamo nel modo sbagliato assieme e nelle difficoltà poi che una partita in questo campo, con Scafati che tira con percentuali da 3 punti, anche alcuni tiri veramente ben marcati e li realizza, non possiamo approcciare la partita in questo modo ed essere poco umili, come già detto, nelle difficoltà. Questa è una cosa di cui sono molto arrabbiato, di cui sono molto deluso, e da coach triestino sono veramente dispiaciuto, anche per i nostri tifosi, che averli avuti a fianco per assistere a questo tipo di partita è una cosa che mi ferisce molto. Però sarà ulteriore fuoco per ritornare in palestra e mettere a posto le cose che dobbiamo mettere a posto, perché è chiaro che se ne usciamo sconfitti, di lavoro ce n'è ancora molto. Ma ripeto, umiltà assolutamente da noi coach in primis, ma dobbiamo farci un esame di coscienza generale, perché commettere per 2 volte di fila lo stesso errore è una cosa gravissima. Essere in grado di tornare in vantaggio come con Reggio Emilia e poi lasciarla andare in questo modo è ancora più grave. Io ci tengo a dire 2 o 3 considerazioni. La prima: noi abbiamo Nello Longobardi che dà la vita per questa squadra, sta facendo di tutto e di più, e contro le avversità siamo riusciti ad andare a prendere un giocatore come Martin Krempli, veramente con sacrificio e con un lavoro incredibile. E vorrei dire a tutti i nostri tifosi Scafati che se ci credono come ci crediamo noi, come ci crede Nello Longobardi, noi possiamo rimanere in Serie 1. Io non faccio mai conferenze stampa, perché avete visto, parlo solo dopo la partita, quindi non mi è tanto concesso, ma essere Scafati in A1 dopo tanti anni è qualche cosa che non si deve dare per scontato, assolutamente, è un privilegio clamoroso, e quindi dobbiamo con tutte le forze possibili, immaginabili, rimanere in Serie 1. E vi assicuro che il lavoro fatto in palestra è di grandissimo spessore, di grandissima dedizione e di grandissimo tempo. La seconda cosa che dico è che ci sono stati tantissimi momenti in cui ci siamo un po', non parlo durante la partita, sto parlando in generale, un po' demoralizzati, perché io sono arrivato qua, vabbè, perdiamo a Milano e ci sta. Poi vengo qua, c'è una settimana in cui abbiamo lavorato perfettamente contro Sassari, arrivo qui il pomeriggio, c'è Rossato out e dopo 8 minuti si fa male Pinkins. Andiamo a Treviso, probabilmente non meritavamo, forse non meritavamo, però adesso che alla fine siamo più 1 e se la portiamo a casa è tanta roba, perché ci abbiamo creduto fino in fondo. Oggi, con i miei complimenti, perché Trieste gioca una bella pallacanestro, abbiamo dominato una partita e poi ci voleva all'intervallo, non sacripanti, ma ci voleva uno psicologo, perché siamo entrati guardando il punteggio, siamo più 11, siamo rimasti paralizzati. Li capisco, perché non vincevamo da tanto, li capisco, perché quando sei sotto ci dai dentro per recuperare, non pensi tanto, quando vedi che sei sopra cominci a temporeggiare. E ci siamo totalmente snaturati con un blocco psicologico in cui, non lo so,
potevo buttarmi per terra, fare le capriole, cambiarli tutti e cinque, non lo so. Ecco, grazie al cielo abbiamo fatto due canestri importanti, siamo ritornati lì, ci siamo aggrappati ancora alla nostra difesa e abbiamo vinto una partita, io credo, meritatamente. E oltre al ringraziamento a Nello che non si è risparmiato in niente, anche con l'ultimo acquisto, malgrado questa avversità, volevo ringraziare i tifosi che ci hanno sempre creduto, perché questa squadra è loro e devono capire che bisogna rimanere in Serie A 1 a tutti i costi. E poi permettetemi di ringraziare la dedizione dei ragazzi, tutto il mio staff, i due assistenti che stanno qui dalle 8 di mattina a mezzanotte a preparare, quindi a Marco Ciarpella ed Emanuele. E dopo tutta questa sviolinata abbiamo fatto tanto, ma lo dico con un francesismo, non abbiamo fatto un cazzo, ecco, cioè nel senso che adesso si riparte e ci sono altre finali da giocare come se fossero la vita e la morte. Mi auguro di poter lavorare un pochino meglio in settimana riguardo agli infortuni. Oggi per la cronaca, nel terzo quarto ha avuto un dolore all'adduttore Giulia Stone. Mi piacerebbe lavorare intenso per una settimana e poi andare con un po' più, non dico di coraggio, ma con un po' più di meno peso sulle spalle andare a giocare su Reggio Emilia, cioè sapere che è una partita, secondo me Reggio Emilia è la squadra di quelle del nostro gruppo, è la squadra più forte, più strutturata, più con giocatori migliori, però noi abbiamo giocato un'ottima pallacanestro per, io credo, 34 minuti, azzardo, 34 minuti, abbiamo fatto 6 minuti di isteria collettiva, di panico generale. Dobbiamo togliere questo senza avere nessuna paura. Oggi abbiamo fatto un gran passo in avanti, ma ripeto, siamo ancora a zero, però ci tenevo perché questi ragazzi e questa società è fin troppo così, sembra che le cose vadano male, le cose non vanno male, le cose, abbiamo avuto 100 avversità, ma il lavoro, vi assicuro, viene fatto con, io ho mai lavorato tanto in vita mia così da quando sono qua, ecco, uno entra qua alle 8, finisce alle 10, arrivo a casa, mi butto a letto e alle 7 e mezza ritorno qua, e così fanno gli assistenti, così i giocatori, ci siamo tolti di dosso un grande peso. Due commenti tecnici, credo che l'aver alzato un pochino i ritmi, e quando loro si alzavano abbiamo giocato spessissime le uscite blocchi perché loro ci rincorressero, e quando loro si abbassavano cercavamo di giocare più pick and roll, cercando anche un po' di servire il lungo, credo che in attacco ci abbia discretamente premiato. Credo che in difesa, tranne quei 6 minuti dove ci siamo totalmente bloccati, abbiamo fatto una prestazione di ardore, abbiamo fatto una prestazione con poca separazione dalla palla quando arrivava il pick and roll, qualche piccolo errore del lungo, però una buona rotazione. Loro hanno fatto 3-4 canestri da grande campione, c'è Bartley, quello che ha fatto davanti a me con l'uomo appiccicato a un millimetro, avevano un atletismo oggettivamente molto molto grande, e in questo sono contento di quello che ho chiesto ai ragazzi, cioè io non posso arrivare a fine partita e dire abbiamo giocato male, 1-2, abbiamo giocato bene 1-2-3-4 e 1-2 ha fatto una cattiva partita. Oggi tutti hanno fatto almeno il 6 di sufficienza e molti so anche di più, nessuno è andato sotto un gradino di quello che doveva fare, quindi questa è la cosa più importante, perché se c'è questo, parlo da allenatore, non è che l'allenatore fa i cambi e ci azzecca, l'allenatore fa i cambi, poi se entra gioca bene, bravo, se entra gioca male è un cretino,
fondamentalmente il basket è questo. Se i giocatori entrano e giocano bene, magari aiutano anche la mia prestazione, la mia performance, e oggi così è stato. Quindi di questo li ringrazio, ma più che ringraziarli li vorrei convincere che questa è l'unica strada, perché abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno, è entrato Miana, ha fatto un canestro, è entrato Imbro, ha fatto due canestri, poi abbiamo preso un fallo, abbiamo fatto una difesa forte, poi Okoye si è sacrificato nel 3 e 4, Martin è entrato subito, oggettivamente aveva molta pressione addosso, però ha cercato di dare il suo contributo sapendo la metà degli schemi che facevamo. Thompson si è sacrificato, magari non ha toccato tanti palloni. Credo che veramente tutti abbiano dato il proprio contributo. Quando è così è molto più facile allenare, molto più facile fare una buonissima prestazione. Adesso ci godiamo per una serata questa vittoria e da domani mettiamo la testa su Reggio Emilia.